Canale di Toscana TV in apertura. Per la cronaca, siamo a Firenze, operazione della DDA e dei carabinieri per contrastare il traffico di stupefacenti. Ci sono 8 arresti, tra questi anche un noto ristoratore. Ci racconta tutto Rachele Campi. Sequestrati 60 kg di marijuana e 750 grammi di cocaina dal comando provinciale dei carabinieri di Firenze in una operazione denominata Sabbia 2, che già nel 2018 aveva svelato il sodalizio tra la criminalità organizzata albanese e italiana. 6 persone sono finite in carcere, 2 ai domiciliari, ritenuti responsabili di trasporto, detenzione e cessione di droga. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 2 soggetti. L'operazione, che ha avuto inizio nel 2018 su richiesta della Procura distrettuale antimafia, ha portato allo scoperto un piano di traffico ben architettato. La droga partiva dall'Albania su dei motoscafi, approdava in Puglia, poi veniva distribuita in Calabria e in Toscana, dove uno degli arrestati, strettamente legato all'Andrangheta, gestiva un ristorante a Montecatini Terme. Non si contano le acquisizioni investigative che depongono per una seria infiltrazione nel tessuto, diciamo, criminale, non solo, anche dell'economia lecita da parte delle cosche mafiose e anche da parte dell'Andrangheta, che certamente non è seconda per pericolosità a nessuno. E ancora oggi abbiamo fatto questa operazione antidroga, che ha dimostrato come soggetti comunque contigui, se non inseriti, questo non lo sappiamo, certamente contigui a cosche di 'Ndrangheta, pur essendosi trasferiti e svolgendo attività economica in questa sede, non disdegnavano di installarsi anche come trafficanti di droga, mantenendo sempre i contatti con la casa madre. E oggi siamo arrivati a compendiare un'altra tranche di investigazioni, dalle quali probabilmente nasceranno ancora altre, anche in collegamento con altre direzioni distrettuali antimafia del territorio, del paese. In questa indagine è stata accertata l'operatività di un soggetto contiguo a cosche di 'Ndrangheta, che aveva organizzato insieme a indagati di nazionalità albanese un traffico molto consistente di marijuana acquistata in Albania, appunto. L'indagine ha permesso di accertare grosse forniture in arrivo dall'Albania attraverso gommoni sulle coste pugliesi. Questa attività costituisce la prosecuzione di un'altra indagine che aveva permesso di documentare proprio questo aspetto. E in questa indagine ci siamo concentrati sulla fornitura all'ingrosso sul mercato toscano e su quello calabrese dello stupefacente in arrivo dall'Albania. C'erano in particolare 3 soggetti di nazionalità albanese in contatto diretto con i fornitori in Albania, che facevano pervenire nel territorio toscano grossi quantità di marijuana. Sempre per la cronaca, ma andiamo a Siena, dove il GIP Roberta Malavasi ha rigettato l'ordinanza di sequestro del profilo Twitter del professore Emanuele Castrucci. Lo ricorderete, il professore dell'Università di Siena, finito al centro per alcuni tweet pro Hitler. Il GIP, secondo quanto si legge riportato oggi dalla Nazione, ha motivato la decisione perché non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio razziale, ma solo una rilettura storica apologetica della figura di Hitler. La Procura ha annunciato e presenterà ricorso al Tribunale del riesame. E intanto è arrivata la prima neve, era stata annunciata proprio ieri, si sono imbiancati i passi dell'Appennino e fiocchi sono scesi anche nel Mugello, dove c'è stato il terremoto. Al momento non si registrano disagi, o almeno non particolari disagi. Era stato proprio emesso un bollettino ieri di codice giallo per il ghiaccio e la neve. Intanto nel Mugello sono 278 le persone che stanotte hanno dormito nei ricoveri in alternativa alle case, che si stanno facendo le verifiche per vedere quali sono sicure, quindi per poter rientrare nelle proprie abitazioni. E noi torniamo a parlare della gara del trasporto pubblico locale. Ieri sembra essersi chiusa una parentesi importante, ancora ci saranno degli giudiziari. Abbiamo sentito su questo il sindaco di Firenze, Nardella, ha detto: io non entro in merito per quanto riguarda le questioni giudiziarie, però ha fatto un pochino il punto, vediamo.
Non entro nel merito dello scontro giudiziario, diciamo, quindi non commento gli aspetti squisitamente giuridici, anche perché il Comune di Firenze non è stata e non è parte in causa nel contenzioso legale. Posso dire da Sindaco di Firenze invece che finalmente si chiude una lunga vicenda e abbiamo un interlocutore certo, chiaro, con il quale possiamo cominciare a lavorare per i prossimi 10 anni. Con la Regione dunque possiamo finalmente avviare la programmazione del trasporto pubblico locale, che per la città di Firenze e l'area metropolitana è fondamentale. Pensiamo ad esempio al completamento del sistema delle linee di adduzione alla tranvia, quindi allo scambio ferro-gomma. Pensiamo anche al governo delle linee extraurbane, alla possibilità di far confluire le linee extraurbane verso i parcheggi scambiatori della città, come ad esempio il parcheggio Guidoni. Pensiamo anche al rinnovamento della flotta. È vero che Firenze è già molto avanti rispetto alla Toscana e al resto d'Italia, siamo la città con la flotta più giovane in assoluto, con un'età media di 5 anni se vediamo il parco circolante, però certo con questa stabilizzazione del governo del TPL, della gestione del TPL, possiamo migliorare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico a Firenze e nella città metropolitana fiorentina. Quindi esprimo certamente un giudizio positivo sul fatto che in un modo o in un altro siamo arrivati ad una definizione della situazione che quindi ci permetterà di interrompere la lunga sequenza degli ordini di servizio che facevamo in passato e anche di concludere l'esperienza del contratto ponte con il quale siamo andati avanti in questi ultimi tempi. Quindi siamo pronti a rimboccarci le maniche, a lavorare insieme alla Regione Toscana, insieme al nuovo gestore. Da ultimo voglio anche dire che possiamo sfruttare positivamente il fatto che il nostro interlocutore a questo punto è uno solo, sia per le tranvie che per il TPL, ovvero il gruppo francese Rattepé, che è il punto di riferimento di tutti e due i settori. Grazie. E sulla vicenda della Fondazione Open la magistratura ha fatto una invasione di campo, così il senatore Matteo Renzi proprio oggi nell'aula del Senato, intervenendo nel dibattito sul finanziamento della politica. 300 finanzieri alle 6 del mattino in casa di persone non indagate è una retata, non uno strumento a tutela di indagati, così ha aggiunto il senatore Renzi. E noi andiamo ora a Grosseto per il decennale del Codice Rosa. Tutti i dettagli in questo servizio di Carlo Sestini. Vediamo. Alla celebrazione del decennale del Codice Rosa erano presenti, tra gli altri, il presidente del Tribunale di Grosseto, Laura De Girolamo, e la madre di Giulia Ferrari, una giovane che 10 anni fa fu vittima di femminicidio e da cui è stata dedicata una panchina rossa donata dal Soro Optimist di Grosseto e realizzata da Nora Camarri. Penso che l'importanza di Codice Rosa sia il fatto di circondare la vittima in un qualsiasi momento del suo percorso di violenza, paradossalmente anche dopo l'evento estremo. Quello che a noi è mancato infatti è proprio questo, il riconoscimento della violenza e perciò una giustizia adeguata a quello che nostra figlia ha subito in sede processuale. È importante che dalle motivazioni della sentenza esca la condanna per questo reato che è inaccettabile. In questo Codice Rosa avrebbe potuto anche migliorare un po' la nostra esperienza di violenza. Cosa ha provato quando ha visto questa panchina? È questo posto vuoto che è sempre nel nostro cuore. Vedo che ne nascono ovunque di panchine rosse, che è il segno che c'è la volontà almeno di dire basta a questa forma di violenza che penalizza tutti. E quale consiglio dare a chi magari non trova la forza di denunciare? La forza di denunciare si trova nella misura in cui si ha una garanzia di poter avere una tutela dopo. E allora lavoriamo parecchio su questo e c'è tantissimo da fare.
e sicuramente la volontà di uscire dalla violenza c'è. Una collaborazione eccezionale, quella tra il sistema sanitario, il sistema della giustizia. 10 anni fondamentali, perché grazie al Codice Rosa che è partito qui in Toscana, questa rete di protezione alle vittime è ormai estesa non solo a tutta la regione, ma a tutta la nazione, e adesso in qualche modo viene anche ad interessare i contesti internazionali. Questo perché attraverso questa rete di protezione si può sperare che le vittime riescano a contare sul supporto degli operatori sanitari e sul nostro compito. Ora andiamo a Pistoia, 4 ambulatori sanitari solidali per soggetti emarginati e vulnerabili, grazie a medici e infermieri volontari. Ci dice tutto Patrizio Ceccarelli. Ambulatori sanitari solidali per soggetti emarginati e vulnerabili saranno inaugurati a Pistoia lunedì 16 dicembre grazie ad un gruppo di medici, infermieri in pensione e associazioni del volontariato e sindacali SPI, CGL, Croce Verde, Auser, Voglia di Vivere, LILT e ARCI, che a tale scopo hanno fondato l'associazione no profit articolo 32 Ambulatorio Solidale. Gli ambulatori solidali, dove si potrà essere visitati gratis, saranno aperti 2 alle sedi della Croce Verde di Via dei Macelli e di Via Bonellina, 1 alla sede della LILT in Via Andreini e 1 alla sede dell'Associazione Voglia di Vivere in Via Gentile alle Fornaci. L'associazione, fanno sapere i promotori, è aconfessionale, apartitica e si ispira ai principi costituzionali espressi in particolare nell'articolo 32 della Carta Costituzionale. Tra le finalità dell'associazione, l'assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili, l'impegno volontario di medici e di altri operatori professionali della salute, il coinvolgimento di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle sue azioni. L'unica richiesta agli utenti è un'iscrizione di 10 euro l'anno. Per il resto i fondatori contano su donazioni e iniziative di raccolta fondi, come quella del calendario 2020, che sarà messo in vendita in tutte le sedi delle associazioni coinvolte. Inoltre l'associazione lavorerà per sviluppare all'interno della società civile spazi democratici e partecipativi per la promozione del diritto alla salute, attività di informazione e sensibilizzazione per favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani, denunciandone con l'azione di testimonianza le violazioni. E ora andiamo a Bagni di Lucca per il tradizionale presepe vivente. Dopo il rinvio a causa del maltempo, si è svolto a Pieve dei Monti di Villa, nel comune di Bagni di Lucca, il tradizionale presepe vivente, che di solito apre la serie delle sacre rappresentazioni nella Valle del Serchio. L'evento è stato curato dalle 3 comunità parrocchiali che ogni anno a rotazione lo organizzano in quest'ordine: Granaiola, Monti di Villa e quest'anno appunto Pieve di Monti di Villa. L'antico borgo ha fatto da cornice alla bella manifestazione, che sa unire con particolare gusto le bontà del territorio, unite alla rievocazione di antichi mestieri svolti direttamente da coloro che ancora oggi ne custodiscono i segreti e le manualità di un tempo. Da aggiungere la valorizzazione del paese dal punto di vista storico-paesaggistico, senza mai tralasciare l'aspetto religioso, che rimane il motivo principale. Molti coloro che hanno deciso di trascorrere qualche ora nell'antico borgo, grazie all'ottimo servizio navetta, risparmiati dalla pioggia che ha condizionato invece altre manifestazioni della zona. Il paese è stato animato anche dalle note degli zampognari e di altri musici e cantanti. A conclusione, dalla parte bassa si è mossa la Sacra Famiglia, che ha fatto visita a tutti gli artigiani e figuranti, per poi raggiungere la capanna collocata nella parte più alta del borgo, dove Maria e Giuseppe, secondo la tradizione cristiana, hanno trovato riparo. E così è nato il Messia, in questo caso il piccolissimo Leonardo. Gli organizzatori hanno tracciato un bilancio più che lusinghiero della manifestazione e danno idealmente appuntamento al 2020, quando toccherà alla frazione di Granaiola. E ora restiamo sempre nella provincia di Lucca per parlare di musica classica e più precisamente la 56esima edizione della stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese. Vediamo.
Le strade della musica classica portano a Lucca i grandi interpreti della scena internazionale per la 56esima edizione della stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese. Il primo appuntamento è previsto per domenica 19 gennaio, come sempre alle 17 all'Auditorium Boccherini. Il cartellone è stato presentato dal presidente dell'associazione Marco Cattani e dal direttore artistico Simone Soldati, insieme all'assessore alla cultura del comune di Lucca Stefano Ragghianti, nella sala dei servi della Fondazione Cassa di Risparmio, da sempre prima sostenitrice dell'attività dell'associazione. Un programma, quello della cameristica, ricco di grandi firme per un repertorio affascinante ed inconsueto e che in questa edizione proporrà novità anche per quanto riguarda la distribuzione delle date. Ci stiamo sempre più internazionalizzando perché ci saranno addirittura la Filarmonica di Londra e addirittura avremo anche il quartetto della Filarmonica di Berlino, quindi rende proprio internazionale i concerti e la stagione. A questo vorrei anche aggiungere che il programma si strutturerà anche quest'anno in due parti, i primi 6 concerti si terranno da gennaio e febbraio e gli altri 4 invece a novembre, in modo tale da prendere un po' tutta la stagione. La stagione cameristica apre idealmente la strada al Lucca Classica Music Festival, che nella prossima edizione ospiterà il maestro Ezio Bosso. Sì, è una strada verso Lucca Classica Music Festival dal 29 aprile al 3 maggio 2020. Proprio sabato scorso abbiamo annunciato il primo grande ospite, che sarà il direttore d'orchestra Ezio Bosso, che realizzerà nella nostra città un progetto speciale con 4 giorni di prove aperte con i giovani dell'Istituto Musicale Boccherini ed il concerto finale la domenica 3 maggio al Teatro del Giglio. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.